Ciao amici, oggi andremo a preparare uno degli ingredienti per fare i gelati. Questo si chiama zucchero liquido, ossia è del saccarosio liquido. Ma prima di andare avanti vi chiedo gentilmente, se vi piacciono i miei video, mettete un bel like per aiutare l'algoritmo di YouTube a far crescere il mio canale, e se non siete iscritti iscrivetevi. Bene, basta con le chiacchiere, andiamo a preparare questo zucchero liquido. Ah, mi dimenticavo che è anche un ingrediente per preparare dei cocktail. Infatti in molti cocktail c'è questa dicitura: usate zucchero liquido. Perché si usa lo zucchero liquido? Sia nei cocktail e sia nei gelati. Perché è un anticongelante. Mantiene il gelato praticamente morbido per fare le palline per servire praticamente. Mentre nei cocktail viene usato come dolcificante e anche come un anticongelamento, perché vengono usati solitamente dei liquori che sono freddi da freezer. Serve anche, diciamo, per rendere un cocktail più gradevole all'assaggio. Comunque, basta con le chiacchiere, andiamo a preparare questo zucchero liquido. Let's go! Gli ingredienti per realizzare questo zucchero liquido sono semplicissimi praticamente. Qua abbiamo 400 g di zucchero semolato, quindi zucchero bianco normale, 200 g di acqua e 2 cucchiaini di succo di limone, che all'incirca sono sui 4 g. Qua già ho messo un barattolo in pentola perché lo devo sterilizzare, perché lo zucchero verrà messo poi in questo barattolo sterilizzato. Adesso andiamo ai fornelli e prepariamo lo zucchero liquido. Allora, nella padella mettiamo tutti gli ingredienti, quindi prima lo zucchero, l'acqua e il succo di limone. Prendiamo le capentole, accendiamo il fornello alla minima potenza, diciamo la fiammella, e mescoliamo con una spatola. Mescoliamo perché così dobbiamo sciogliere lo zucchero. Questo è un processo che dura all'incirca una mezz'ora, 35 minuti per crearlo perfettamente. Non dobbiamo avere fretta e quindi continuiamo con la procedura di produzione. Quindi il primo stadio è sciogliere lo zucchero nel liquido, quindi rendere una cosa uniforme. Il secondo stadio è aumentare un po' la temperatura del fornello e mischiare sempre fin quando non si addensa. Usate sempre una pentola antiaderente, questo è il mio consiglio. Vedete, pian piano si sta sciogliendo. Vedete, si è già sciolto lo zucchero. Il liquido ha raggiunto un colore, diciamo, opaco. Bene, abbiamo raggiunto il nostro scopo di sciogliere lo zucchero. Adesso aumentiamo di poco la temperatura. Nel mio caso, che io ho un fornello a piastra, che la temperatura va da 1 a 12, all'inizio l'ho messo alla temperatura di 3, adesso la metto a temperatura di 5, quindi regolatevi voi con il fornello a gas. E meschiamo sempre fino a avere una densità un po' fluida. Né liquida né solida praticamente.
Vedete, sta facendo delle bollicine, questo perché ha raggiunto la temperatura che avevo impostato. E praticamente noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo far ridurre l'acqua presente nel composto. Questo crea praticamente una soluzione semidensa che è lo zucchero liquido. Nella pentola abbiamo il barattolo che sta sterilizzando. Lo sterilizziamo per 20 minuti, il tempo di preparare lo sciroppo. Appunto, invece di comprare il glucosio, noi possiamo farci lo zucchero saccarosio, che è all'incirca la stessa cosa. Innanzitutto risparmiamo, perché il glucosio costa un bel po'. Lo zucchero ce l'abbiamo a casa, quindi cosa ci costa farlo a casa per prepararci i nostri gelati o eventualmente i cocktail? Guardate qua. Siamo quasi all'arrivo. Eh sì, ci siamo. Guardate come rende lucido la spatola. Quindi abbiamo prodotto il nostro zucchero liquido. Adesso lo spostiamo dal fuoco. Perfetto. Bene, abbiamo preso il nostro barattolo, l'abbiamo tolto dall'acqua a bollore, ha bollito praticamente per 20 minuti, così è ben sterilizzato. Quindi l'ho messo a testa in giù in modo che così non prenda aria. Adesso inseriamo il glucosio. Non è glucosio, è saccarosio, mi confondo sempre. Comunque, il saccarosio liquido. Quindi giriamo il barattolo. E lo riempiamo con il saccarosio liquido. Ed ecco qua lo zucchero liquido fatto in casa. Adesso è caldo, quando si raffredderà diventerà quasi come un miele e sarà l'ideale per preparare i gelati o anche viene usato anche per preparare i cocktail. Adesso lo chiudiamo. Il barattolo è bollente, quindi lo chiudiamo bene. Prendiamo un tovagliolo, lo capovolgiamo per farlo sottovuoto e lo copriamo così fino al raffreddamento. Dopodiché questo noi lo possiamo mettere nella dispensa. Ci dura più o meno un mese e mezzo, anche due mesi, perché che cos'è? È zucchero. Lo zucchero è un conservante, quindi è un concentrato di zucchero, quindi non ha problemi. Però noi lo conserviamo in credenza al di fuori dalla fonte luminosa, in modo che così mantenga il suo colore chiaro. Grazie di aver visto il video fino a questo momento, quindi all'ultimo momento. Vi ricordo sempre, se vi piacciono questi video mettete un bel like, così aiutate il mio canale di YouTube
a crescere, e se non siete iscritti iscrivetevi. E dall'Austria, bis bald, tschüss, ossia al prossimo video.